Marzia Benvenuti, psicologa, psicoterapeuta, content scrittrice. Ci siamo? Sì. Ok, ci siamo. E siamo qui per presentare il suo libro Voglio essere me, il resto sono punti di vista. Un libro un po' per tutti, mettiamola così, soprattutto per quanto riguarda l'amor proprio e la self-confidence, quindi tutto quello che riguarda la conoscenza di noi stessi a 360 gradi. Bene, quindi è un libro per tutti, benissimo. Allora, io ho delle domande da portarsi all'elenco perché sono un po' lunghette. Vai. Così presenti bene il tuo libro e vediamo che succede. Allora, nella parte introduttiva, Marzia, tu racconti delle aspettative che gli altri avevano su di te proprio per il fatto di essere genere femminile. E dici, sono una donna ma schiaccio per natura. È dato da qui lo spunto di scrivere il libro Voglio essere me? Sì, in parte sì, perché di fatto è proprio vero che fin da quando ero una bambina mi hanno sempre detto che le bambine si devono comportare in una certa maniera, devono dire, devono parlare in un certo modo, devono pensare e agire in una certa maniera, ma di fatto tutto quello che anche il modo in cui giocavo con le bambine almeno mi apparteneva, cioè giocavo con le Barbie, perché amavo le Barbie, avevo tutto quello che poteva esserci con le Barbie, però non mi piacevano da morire i giochi maschili e tutto quello che riguardava il mondo maschile mi piaceva tantissimo, quindi tutti mi dicevano che dovevo andare in una direzione, ma poi io fondamentalmente mi sentivo dall'altra parte. Io andavo con lo skate, uno dei giochi miei preferiti era andare fare le discese di palazzi con lo skateboard, perché se io vi chiamavo voi ci uscireste con voi stessi. Bella domanda. Ha lasciato tutti di stucco. Una domanda che non mai fatta. Non se ne mai posto. A questo ti lasciato. E quindi capito è questo, cioè, se io faccio fatica a uscire con me stesso è un po' un problema, perché vuol dire che sono proprio non ho con grande confidenza, magari. Cioè, esci, ma esci sempre con quella sensazione di uscire con un estraneo, che comunque non approfondisci mai una totale conoscenza. Invece è fondamentale, ci usciresti con te stesso, perché se esci con te stesso vuol dire che sei confident, cioè hai piacere, sei totalmente a tuo agio, hai la conoscenza sia dei pregi che dei difetti, ma di tutto quello che poi fondamentalmente è la propria persona, che il bello è proprio questo, di base. Senti, all'interno di ogni pezzetto della casa ci sono degli esercizi, sì. Gli allenamenti della bionda, sì. E, un po' ce l'hai spiegato come è venuta fuori questa idea, ma secondo te ci sono degli esercizi specifici che chi legge si deve soffermare in particolar modo, come sono nati, insomma spiegaci un po'. Allora, gli allenamenti della bionda nascono prima del libro, io ne faccio sempre il lunedì e il venerdì, faccio due momenti sulla mia account Instagram, proprio perché io ovviamente sono un ex agonista, quindi per me l'attività fisica è inside e di fatto nella vita di tutti i giorni dovremmo fare esercizio fisico, perché è uno dei 4 punti base del nostro benessere, e gli allenamenti perché anche la mente, come essendo un muscolo come tale, non è che dobbiamo solo allenare l'addome, il culo, ma di fatto dobbiamo allenare il cervello, proprio per questo motivo, per conoscerci, perché io anche tu mi potrai dire, nell'ambito clinico c'è una cosa, la maggior parte delle persone di fronte alla domanda ti conosci? Okay. Tantissime persone, se io chiedo come ti definiresti, è una domanda semplice, ma non lo è, non sanno, okay? Quindi è fondamentale conoscersi a 360 gradi, che cosa vuol dire? Sapere banalmente cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa ti rende felice e cosa non ti rende felice. Sono domande che uno deve dire, diciamo, sono un po' spicciole, cioè non è roba, fatte così semplici. Okay. Su queste domande molto semplici, io tantissime volte ho visto persone andare in crisi alla domanda da non lo so cosa mi piace, ma io ti dico cosa ti piace, perché si pensa sempre a cose grosse, enormi. No, partiamo, cosa ti piace? Io per me il cappuccino.